Siamo nella biofattoria sociale Conca d'Oro, un posto considerato da tutti gli abitanti del luogo meraviglioso, bellissimo, e per questo si chiama così. Da 10 anni stiamo sviluppando un progetto che ha 2 direzioni, uno di tipo economico e uno di tipo sociale. Queste 2 direzioni devono correre parallele. Da una parte vogliamo realizzare del profitto, perché alla fine questa deve essere un'azienda, ma all'interno dell'azienda diamo la possibilità a giovani con disabilità di trovare una loro collocazione, una collocazione lavorativa. Il nostro desiderio è quello di abbandonare l'ottica assistenzialista e di arrivare alla minor dipendenza possibile, sia in termini economici dall'ente pubblico, sia per i ragazzi, per i giovani che vivono e lavorano qui, dalle loro difficoltà, la minor dipendenza possibile. Ciò che ci interessa allora è di sviluppare progetti personalizzati in cui i giovani con disabilità possono arrivare a diventare abili nel realizzare alcune mansioni. La proposta è diversificata. Qui nel nostro contesto della fattoria abbiamo la possibilità di coltivare in campo aperto o in serra, di sviluppare progetti che riguardano la trasformazione dei prodotti e quindi produrre delle marmellate o la linea salata. Abbiamo un forno, anche qui per produrre dal pane ai prodotti da forno, e poi abbiamo la possibilità di vendere nel nostro sito, di vendere i nostri prodotti e di offrirli in un luogo bellissimo che è il nostro piccolo grande ristorante. Si tratta di realizzare una sorta di marketing sociale in cui, attraverso la proposta dei nostri prodotti o dei nostri servizi, vogliamo generare delle risorse. Quindi è un progetto generativo che dà parallelamente e insieme dà la possibilità a ragazzi e ragazze, così li chiamiamo noi affettuosamente, la possibilità di sperimentarsi in operazioni che riguardano le varie realtà, i vari contesti in cui loro possono operare. C'è in tutto questo un progetto che ha 2 obiettivi, il benessere prima di tutto, e il secondo obiettivo è quello di far sì che la loro disabilità sia la meno pesante possibile. Il che vuol dire generare risorse e attivare delle azioni abilitanti. Uso questo termine non a caso, perché qui non vogliamo più parlare di terapia, non vogliamo più parlare di riabilitazione, perché non vogliamo considerare queste persone come continuamente soggette a una riparazione. Non capiamo perché bisogna continuamente ripararle. Ciò che vorremmo è attivare dei percorsi abilitanti che diano loro delle abilità, pensando che acquisendo delle abilità si diminuisce la loro dipendenza. Nella costruzione di questo progetto noi dobbiamo avere in mente alcune strategie. La prima è superare lo stigma. Lo stigma dice che una persona disabile è in qualche modo incapace, o si dice pure ha sempre dei bisogni. Noi pensiamo invece che bisogna andare a cercare le abilità che comunque ci sono, e noi facciamo delle scoperte straordinarie in questo senso. Secondo, dobbiamo rifiutare la finzione. E cioè non possiamo pensare di far finta di lavorare, far finta di fare dei lavoretti
e fare in modo che invece queste persone, questi nostri ragazzi, abbiano la possibilità di fare dei lavori veri. Un altro obiettivo nostro è quello di arrivare a far sì che superiamo il concetto di integrazione, superiamo il concetto di inclusione e vorremmo arrivare a dare loro il senso dell'appartenenza. Il senso dell'appartenenza si esprime con un passaggio, passare dall'io al noi. Perché chiunque lavori in un contesto, in una fabbrica, in un ufficio, quando gli si chiede che cosa fai, la risposta sarà sempre noi facciamo. Questo dà il senso dell'appartenenza. L'appartenenza è, come dire, un bisogno fondamentale dell'essere umano, perché l'essere umano è sociale e quindi sentirsi parte di una comunità, di un contesto, è altamente gratificante e noi pensiamo che questo procuri benessere. Un progetto di coinvolgimento di questi nostri ragazzi con disabilità in attività che possono essere finalizzate al raggiungimento di uno scopo, anche di tipo economico, può essere sviluppato attraverso una progressione. Deve iniziare questa progressione da un'attenta osservazione per definire il più possibile le attitudini. Deve evidenziare le capacità che possono svilupparsi in abilità che sono parte di un processo produttivo. Tutto questo permette la presa di coscienza di alcune competenze che possono diventare nel tempo mansioni. La differenza fra acquisire un'abilità e acquisire una mansione è che quando una persona acquisisce una mansione, conosce perfettamente, sa perfettamente a che punto della produzione si trova e conosce perfettamente tutto il processo di realizzazione di un prodotto. Ciò favorisce, come è nostro obiettivo, l'appartenenza.